Bentrovati a questa edizione del nostro giornale, gentili telespettatori. In primo piano i nodi della sanità, in particolare le paventate chiusure di alcuni ospedali in provincia di Taranto, il Moscati a Taranto e il San Marco a Grottaglie. Il direttore generale della ASL, Stefano Rossi, rassicura: non ci saranno chiusure, si tratta solo di razionalizzare. Poi ai nostri microfoni parla anche dell'entrata in vigore del nuovo orario europeo. Sentite. Razionalizzare non significa chiudere. Il direttore generale della ASL, Stefano Rossi, rassicura i sindaci della provincia circa le notizie circolanti in queste ultime settimane di una possibile chiusura degli ospedali Moscati e San Marco di Grottaglie. Tagli non ce ne saranno, il lavoro è, come si suol dire, work in progress. Ci siamo stati convocati noi come ASL Taranto presso il Dipartimento delle Welfare, della Salute lì in Regione. Proporremo quelle che sono le ottimizzazioni dei servizi, non ci saranno tagli, i servizi verranno razionalizzati per rispondere meglio alle esigenze della collettività e questo è, diciamo, il karma che andremo a seguire. L'adozione dell'orario europeo sta determinando un po' di problematiche all'interno delle varie strutture ospedaliere. Questo sicuramente è stata la cartina al tornasole per far evidenziare un problema di carenza di organico che ci affliggeva a noi come tutte quante le ASL pugliesi, oserei dire come tutte quante le ASL delle regioni che sono state in piano di rientro o che sono in piano di rientro, perché il blocco del turnover ovviamente ha fatto sì che le risorse siano poche. Però questa sarà un'occasione per una svolta nell'ottimizzazione dei servizi. Io la guardo in positivo. Delle infrastrutture e dei trasporti, l'onorevole Graziano Del Rio sarà domani a Taranto per visitare il porto e partecipare all'inaugurazione della nuova piattaforma logistica. La cerimonia è prevista alle 12:30. L'infrastruttura portuale, che si estende lungo un'area di 200.000 metri quadri, si configura come modello di piattaforma logistica integrata, centro di interscambio e unificazione tra le diverse mobilità di trasporto. Con l'ultimazione della piattaforma, per un investimento pari a 37 milioni circa di euro, il porto si arricchisce di nuove dotazioni. Intanto, per quel che riguarda l'aeroporto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l'intera giunta regionale si impegnino a valorizzare l'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie, predisponendolo ai voli civili. Ad impegnare presidente e giunta sono, con una mozione depositata nel corso della seduta del Consiglio regionale, i consiglieri Liviano, Zini, Vizzino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Cera, Franzoso, Turco, Mazzarano, Stea, Pisicchio e Galante. Una richiesta bipartisan che vede insieme consiglieri di maggioranza e opposizione, che prende le mosse dalle recenti dichiarazioni del presidente Emiliano fatte durante un incontro con le associazioni di cittadini pro aeroporto, che l'Arlotta non è solo un polo industriale che deve essere abilitato a svolgere tutte le funzioni per le quali è stato creato e che l'ente Aeroporti di Puglia deve utilizzare i quattro aeroporti in condizioni di parità. Non solo, a questo va aggiunto il fatto che la Regione Puglia è il maggior azionista della stessa Aeroporti di Puglia e che la pista dell'aeroscalo grottagliese, con i suoi 3.200 metri, è tra le più lunghe d'Italia. Inoltre, fanno notare ancora i firmatari della mozione, il sistema aeroportuale pugliese ha movimentato nel 2013 quasi 5 milioni e 400 mila passeggeri, offrendo mediamente 385 collegamenti di linea a settimana, a partire dagli aeroporti di Bari e di Brindisi, di cui 85 internazionali e 300 nazionali, oltre a numerosi charter stagionali. E di questi passeggeri, concludono i consiglieri regionali, una parte consistente proviene dalla provincia di Taranto e zone limitrofe. La mozione sarà portata e discussa nella prossima seduta del Consiglio regionale. La cronaca giudiziaria è stato rinviato al 9 dicembre prossimo a causa dell'astensione già proclamata dall'Unione Italiana delle Camere Penali. Il processo Ambiente Svenduto a carico di Verdi Silva, politici, imprenditori e funzionari ministeriali e regionali legato al presunto disastro ambientale causato dallo stabilimento Ilva di Taranto. Sono 47 gli imputati, 44 persone fisiche, 3 società e circa 1.000 le parti civili. Il processo si celebra dinanzi la Corte d'Assise perché tra i reati contestati c'è anche l'avvelenamento delle acque o di sostanze alimentari. Le altre accuse vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, al getto pericoloso di cose, dall'omissione di cautele sui luoghi di lavoro che avrebbero causato 2 morti bianche, alla concussione, oltre a falsa testimonianza e favoreggiamento. La prima udienza era slittata a causa di una omessa notifica. Il processo deve ovviamente ancora entrare nel vivo. Oggi, dopo l'appello degli imputati, è stata ratificata la costituzione di altre 2 parti civili e poi la Corte d'Assise, presieduta da Michele Petrangelo, all'Ater Fulvio Misserini più 6 giudici popolari, ha fissato il calendario delle prossime udienze: 9, 15 e 22 dicembre, insomma una a settimana.
i risvolti sull'effettiva sostenibilità del piano di risanamento ambientale previsto dal governo per l'area siderurgica Ilva di Taranto, alla luce della decisione d'ufficio assunta dal Tribunale svizzero di Bellinzona, che ha deciso per il non rientro in Italia delle somme sequestrate alla famiglia Riva, sono al centro di una mozione presentata in Consiglio regionale dai consiglieri dei gruppi Emiliano, Sindaco di Puglia e Lista Emiliano per la Puglia. Una mozione con la quale i 7 consiglieri di maggioranza impegnano il presidente Emiliano e la sua giunta a chiedere al presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi di avviare una perentoria richiesta di introduzione nella prossima legge di stabilità delle poste necessarie per garantire disponibilità certa delle risorse indispensabili per dare adeguato impulso e portare a rapida ultimazione le opere di ambientalizzazione e bonifica previste nell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale e gli atti integrativi propedeutici a qualsiasi ipotesi di rilancio della città di Taranto e del suo territorio provinciale. Cambiamo decisamente argomento. Amy Stewart ieri sera al Teatro Orfeo di Taranto ha inaugurato la stagione degli eventi musicali dell'orchestra ICO della Magna Grecia. Sentite le sue dichiarazioni prima del concerto. È sempre un onore per me e penso per tutti gli artisti di lavorare con un'orchestra sinfonica, perché ci rendiamo conto che non possiamo creare la musica da soli. È una cosa, io e il mio quintetto, sestetto e tutto quanto facciamo tanti concerti, ma quando io mi trovo insieme, mai davanti, ma insieme ad un'orchestra sinfonica, per me è un grandissimo onore e un grande emozione, sempre. Ho rincontrato la persona che ha concordato il pianoforte nel 1986. Ovviamente non ho riconosciuto, lui ha riconosciuto me, ha detto: ti ricordi che in 86 io l'ho detto, tu andrai lontano, avevo ragione. Io non sono più italiana di voi, ma adoro l'Italia, amo l'Italia, gli italiani lo sanno benissimo, sono americana fino ai denti, però ho una grande passione per l'Italia, intanto voi lo sapete, non è una novità. La cultura che tante volte gli italiani non si rendono conto delle bellissime cose che circonda, che sta tutto intorno a noi. Ovviamente la cucina è una cosa che è conosciuta nel mondo e ti fa rimanere molto molto sana, e ci sono tante cose, tanti pregi. Domani e dopodomani si svolgerà una esercitazione di sbarco anfibio sull'isola di San Pietro. L'esercitazione della Marina Militare Italiana si svolgerà nel Golfo di Taranto e nell'area del Mar Grande. L'attività è parte integrante del tirocinio navale a cui è sottoposta in questo periodo la nave anfibia San Marco. Oltre a nave San Marco, dice la Marina Militare, saranno impiegati un elicottero, uomini e mezzi anfibi del primo reggimento della Brigata Marina San Marco, in un evento coordinato dal Centro Addestramento della Marina Militare con il supporto di personale specialista del terzo gruppo navale di Brindisi e dello stesso personale del primo reggimento San Marco. Vertici riconfermati ed una nuova sede operativa per offrire un maggior servizio ai propri soci e alla cittadinanza. Il Panatron Club Taranto Magna Grecia continua a crescere a quasi 3 anni dalla sua fondazione. Il club service dedicato al mondo dello sport ha inaugurato il proprio ufficio di segreteria in via Venezia 175. Il Panatron Club Taranto Magna Grecia arriva con la giornata di oggi alla sua prima assemblea di rinnovo delle cariche, assemblea biennale. Il club è nato infatti nel 2013, con questo rinnovo delle cariche parte ovviamente un secondo biennio altrettanto importante sotto la guida del presidente Giuseppe Candreva. Tante sono le manifestazioni fatte per promulgare naturalmente il fair play nello sport e tutto ciò che di buono può essere come messaggio propositivo in ambito sportivo. Ovviamente la serata di oggi coincide anche con quella che è l'inaugurazione della segreteria operativa del club in Viale Venezia 175, e bisogna dire in proposito che nel corso della serata c'è stata anche una premiazione che riteniamo importante, quella del socio dell'anno per il 2015, il maestro
maestro Vincenzo Quero, un nome che assolutamente non ha bisogno di presentazione nell'ambito sportivo e del pugilato, ma dal prossimo anno anche queste premiazioni si differenzieranno a seconda delle aree tematiche. Naturalmente l'obiettivo del club è quello di allargarsi ancora, di aumentare il numero dei propri soci nella speranza di poter rendere sempre di più un servizio importante alla comunità per quella che è la proposizione dei reali valori dello sport, dell'amicizia, della tolleranza, che in questo momento ci sembrano quanto mai importanti. E ora la cronaca nazionale. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Hollande, clima e terrorismo, sfide del nostro tempo. Clima, Renzi, accordo sia vincolante. Strage Parigi, Salah Abdeslam in Siria. La lotta al terrorismo e quella ai cambiamenti climatici sono le due sfide del nostro tempo. Così il presidente francese, François Hollande, intervenendo alla conferenza sul clima a Parigi. In gioco c'è la pace, ha sottolineato, spiegando che i cambiamenti climatici possono innescare conflitti per il controllo delle risorse naturali. Dobbiamo lasciare ai nostri figli un pianeta sostenibile, ha ribadito Hollande. Spero che l'accordo sia più vincolante possibile, altrimenti si rischia un impegno scritto sulla sabbia. Così Matteo Renzi a margine del COP21. Sulla possibilità di raggiungere un accordo al summit di Parigi, sono ottimista, spiega il Premier, ma è ancora lunga, riconosce. Sul clima l'Italia fa la sua parte, ma il vero problema è che non tutti a livello mondiale si comportano allo stesso modo, sottolinea Renzi. I servizi di intelligence francesi ritengono che Salah Abdeslam sia fuggito in Siria. Lo riferiscono fonti prossime all'inchiesta e ai servizi antiterrorismo citati dalla CNN. Con 84.400 morti premature nel 2012, l'Italia è ai primi posti nell'Unione Europea per i decessi dovuti all'inquinamento. Nel complesso dell'Unione, le morti in totale sono 491.000. È quanto emerge dalla relazione pubblicata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. L'area più colpita nel nostro paese dal problema delle polveri sottili sopra la soglia di sicurezza si conferma la pianura padana. Nessuna scusa alla Russia da parte della Turchia per il jet abbattuto la scorsa settimana al confine con la Siria. Il primo ministro turco, Davutoglu, al termine di un incontro con il segretario generale della NATO, Stoltenberg, ha detto che la protezione del nostro spazio aereo e dei nostri confini non è solo un diritto, ma un dovere del governo. E nessun primo ministro, presidente o altra autorità della Turchia si scuserà per aver fatto il proprio dovere. L'argentino Lionel Messi, il portoghese Cristiano Ronaldo e il brasiliano Neymar sono i tre finalisti per il Pallone d'Oro 2015, il premio che viene conferito al miglior giocatore del mondo. Messi appare come il favorito e potrebbe essere il primo giocatore a vincere il titolo per la quinta volta. Il trofeo sarà assegnato l'11 gennaio a Zurigo. È tutto per la cronaca del nostro giornale, la linea passa alla regia, poi c'è lo sport. Arrivederci.